in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne che ricorrerà il prossimo 25 novembre, questo pomeriggio a Paternò la FIDAPA, sezione di Paternò, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Unità Territoriale di Paternò e il Centro Antiviolenza Tamaia, con il patrocinio del Comune di Paternò, hanno organizzato un evento dal titolo No alla violenza sulle donne. Un corteo partito da Piazza Santa Barbara è arrivato a Palazzo Alessi, tutti uniti per dire basta alla violenza sulle donne. L'associazione FIDAPA BPW Italy e con il patrocinio del Comune e della Croce Rossa e con la collaborazione dell'associazione Tamaia che gestisce un centro antiviolenza, vogliamo dimostrare la nostra unione affermando con una sola voce, dico no alla violenza delle donne, per sensibilizzare l'opinione pubblica a questo fenomeno affinché le donne vittime di violenza e di femminicidio non vengono dimenticate. La lotta contro la violenza di genere è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo come associazione, fa parte della nostra mission. Ogni anno in tutte le sezioni d'Italia noi organizziamo delle attività, in atto sono proprio in corso in tutta Italia, anche la nostra presidente nazionale Fiammetta Perrone ha inviato una lettera per invitare tutte le sezioni FIDAPA ad occuparci di questo problema. Un problema che è non soltanto politico, ma fondamentalmente culturale, perché riguarda una cultura maschilista che è atavica nella nostra società e che porta a considerare la donna come sottomessa all'uomo. E questo non è quindi solo un problema da niente, perché anzi è da considerare uno dei più grandi problemi, perché riguarda la violazione dei diritti umani. Grazie alla sezione FIDAPA di Paternò per aver organizzato questa manifestazione. Noi operiamo sul nostro territorio e questa giornata voluta dalla FIDAPA e noi abbiamo partecipato dando la nostra partnership perché crediamo ovviamente nella non violenza. Noi come Croce Rossa in prima battuta facciamo solo questo. Come dicevo poc'anzi, abbiamo iniziato durante la guerra militare, per aiutare i feriti e quindi il prossimo, e quindi soprattutto un aiuto sanitario, umanitario, e quindi medici, infermieri lì dove si poteva fare. Poi siamo andati e abbiamo occupato altre aree, quale le calamità naturali, nubifragi, siamo sempre presenti, ma adesso, in questo momento, stiamo lavorando sempre più per combattere una nuova guerra, che è la guerra sociale, ed è quella contro tutte le discriminazioni. Noi lavoriamo in modo tale che si cambi l'opinione, che si acquisti consapevolezza che siamo tutti uguali e quindi eliminando e includendo socialmente tutte queste persone, noi cerchiamo di eliminare lì dove sappiamo è possibile il concetto di violenza, con nuove parole, inclusione sociale e resilienza. Allora, Tamaia dice no alla violenza tutto l'anno, offrendo propri servizi come centro antiviolenza e invito le donne che sono vittime di questo fenomeno a contattarci. Trovate il nostro numero presso il nostro sito, Associazione Tamaia, Centro Antiviolenza Tamaia di Catania. Il servizio viene svolto regolarmente, potete trovarci il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 alle nostre linee telefoniche. Troverete un'operatrice esperta, formata per darvi aiuto anche nell'emergenza. Contattateci, siamo a vostra disposizione. Il mese proprio contro la violenza sulle donne, ci sono tante iniziative in atto, mai spegnere i fari su questo fenomeno. Ringrazio la FIDAPA, ringrazio la Croce Rossa, ringrazio l'associazione Tamaia, ringrazio tutte le associazioni e le persone che si spendono su questo fenomeno. Non è con la violenza, che brutta parola questa violenza, questa violenza è una bruttissima parola, non è con la violenza fisico-psicologica che risolvono i problemi. E devo dire che dobbiamo continuare tutti insieme, uomini e donne, verso la strada del cuore e della civiltà.